Buongiorno a tutti. Come da ormai qualche anno è consuetudine dell'amministrazione comunale fare un bilancio di fine anno assieme sindaco e tutta la giunta sui vari obiettivi portati a compimento in questo anno che si chiude e gli obiettivi del prossimo 2023. Io, prima di lasciare la parola ai miei collaboratori, che ringrazio ogni giorno per l'opera che svolgono all'interno del Comune, vorrei soffermarmi su tre principali filoni che a me interessano molto: quello dei lavori pubblici, quello delle imposte e quello della burocrazia, che combattiamo ogni giorno ma che comunque ci ha portato a dei grandi risultati. Per quanto riguarda i lavori pubblici, devo dire che nel 2021 ho insistito affinché la maggioranza di governo mettesse a bilancio le opere strategiche di questo mandato, una per ogni settore, e quindi vorrei fare alcuni esempi della concretezza dell'azione amministrativa che abbiamo portato in essere in questi mesi 2022. Ad esempio, proprio ieri c'è stata, parto da qui, l'aggiudicazione provvisoria dei lavori della rotatoria del Cargo PR, e questo per dirvi che poi nell'anno 21 andremo a realizzare la bretella che collegherà la Sbrozzola a via d'Ancona e sarà l'innesto della variante a nord da Ancona verso Macerata. Qualche settimana fa abbiamo con la giunta inaugurato il tratto iniziale della variante a nord che da Macerata viene verso Ancona. Ecco, questa significa concretezza delle idee. Parliamo di quella inaugurata 1,5 milioni di euro, quelle da inaugurare 3,1 milioni, quindi credo che sia un grande risultato raggiunto. Assieme a queste due opere importanti, devo dire che in questi anni abbiamo asfaltato strade per circa 500-600 mila euro all'anno, e la giunta il prossimo anno ha deciso di fare un mutuo a 2 milioni di euro condividendo con i consigli di quartiere le principali strade da asfaltare. Dico questo per dirvi che in questi ultimi giorni dell'anno sono stati fatti gli impegni di spesa per alcuni asfalti che partiranno diciamo con il mese di febbraio-marzo, perché il tempo quest'anno non è stato clemente con noi, dovevano partire nei primi giorni di dicembre e invece non siamo potuti partire perché il tempo è stato avverso a noi. Abbiamo depositato al Ministero la richiesta di 30 milioni di euro per fare la variante a nord. Dispiace leggere questa mattina sulla stampa di un Presidente del Consiglio regionale di Osimo che ormai da un paio di anni svolge questo incarico e non interloquisce con il Comune di Osimo e fa scelte in solitaria. Dice di aver messo 8 milioni di euro a bilancio per il 2025, da sottolineare agli osimani che nel 2025 non solo non ci sarà più questa amministrazione che vedete qui di fronte a voi, ma non ci sarà neanche l'amministrazione regionale, perché si andrà al voto. Sembra quasi una presa in giro. Bretella Osimo, non si sa di quale progetto si parla, ma soprattutto cos'è che manca? Manca l'interlocuzione tra Comune di Osimo e Regione Marche, perché poi i fondi li mette il bilancio regionale, ma la progettazione, la gara d'appalto, la realizzazione dei lavori spetta al Comune di Osimo. Quindi leggere pugnaloni spiazzato, più che essere spiazzato io, credo che qualcun altro che ha la mente un po' spiazzata, perché per fare grandi opere insieme bisogna interloquire. Detto questo, se penso poi all'edilizia scolastica, abbiamo acceso il mutuo ulteriore di 1,3 milioni per arrivare ai 5,3 milioni che servono per la realizzazione della scuola di Campocavallo. Il prossimo anno incontreremo i cittadini, gli faremo vedere il progetto e probabilmente in primavera partirà l'appalto. Quindi vado per spot per dirvi dei grandi risultati che vogliamo portare a compimento. Devo dire anche che ricordo come il primo anno del mio primo mandato abbiamo realizzato la nuova scuola primaria a Case Nuove per 1 milione di euro, un'opera attesa da più di 30 anni dai cittadini di Case Nuove. Di questo ne sono orgoglioso, perché siamo andati a realizzare la prima opera pubblica di questa amministrazione diciamo a casa del mio principale avversario, dove è nato e cresciuto. Per dire che dobbiamo essere amministratori di tutti, debbo essere il sindaco di tutti, e quindi questo mi porta a dire anche al Presidente dell'Assemblea Legislativa che prima di mettere 8 milioni di euro a bilancio regionale nel 2025, quando anche lui scadrà con questa carica, di interloquire di più con il Comune. Se penso poi alle manutenzioni del patrimonio comunale, con il fine dell'anno finalmente parte la gara per il palazzo ex Eca
e Palazzo Comunale, la vulnerabilità sismica, con i 2 milioni di euro che abbiamo ottenuto dall'ufficio ricostruzioni. E quindi credo anche qui di essere felici di quanto realizzato. Tutto questo, volevo fare una premessa, in un contesto di piano regolatore che andrà in adozione tra gennaio e febbraio, con il grande lavoro fatto con i cittadini di Osimo, in una pianificazione che vuole superare il contenzioso con la provincia. Poi nei dettagli andrà l'assessore e andremo a raccontarlo anche ai cittadini, ma è stato fatto un lavoro che pianifica la variante a nord, retrocede tutte quelle aree subgiudice e di fatto porta a casa un risultato che si chiama partecipazione democratica. Nel passato l'ascolto era una parola che non esisteva, con noi l'ascolto ha portato ad appaltare nei primi 5 anni di mandato oltre 7 milioni di euro di opere, nel secondo mandato a raddoppiare questa cifra. Ci sono in appalto oltre 15 milioni di euro di opere. Se penso poi all'attenzione ai quartieri, veniamo da una serie di concerti nelle frazioni per far sentire una Osimo, una città senza periferia, con il ringraziamento dei cittadini, ma quando vai a suonare in questi contesti la gente ti ringrazia anche per l'attenzione che poni ai cittadini anche nel risolvergli i problemi. E anche qui devo ringraziare, poi ne parlerà meglio l'assessore dei lavori pubblici, Flavio Cardinali, che mi sprona sempre nel mettere a bilancio soldi per le manutenzioni. Ecco, quest'anno abbiamo compiuto molte manutenzioni, dalla pulizia di fossi all'acquisto di attrezzature ludiche nelle aree attrezzate esistenti, ma soprattutto in questa seconda metà del mandato abbiamo investito 600.000 euro per la manutenzione dei campetti di quartiere, perché lo sport non vive solo dello sport agonistico e dilettantistico, ma vive anche dello sport che facciamo nelle aree di quartiere, dove i giovani incominciano a calciare la palla, incominciano a relazionarsi e decidono quale possa essere lo sport migliore per loro. A me compete la delega allo sport e sullo sport ne sono orgoglioso di questo ultimo risultato sul fine dell'anno del palaschermo e pala arti marziali, perché nell'anno 21 partirà la gara con un contributo dallo Stato di 1,5 milioni e un mutuo acceso di 1,8 milioni da parte del Comune di Osimo per una struttura di 1.000 metri quadrati, 500 metri quadrati per la scherma osimana, 500 metri quadrati per tutte le arti marziali della nostra città. Sono due sport che non hanno mai avuto in gestione una struttura pubblica. Ecco, con il finire del nostro secondo mandato questi sport avranno una struttura da gestire e sarà una struttura a carattere pubblico. Andrà realizzata nel polo sportivo Vescovara e quindi diciamo che il polo Vescovara piano piano si sta completando di una serie di attività, ad esempio la piscina. Questi ultimi 3 anni abbiamo investito 500.000 euro nella piscina tra opere interne e opere esterne per poter dimostrare che lo sport è vita, lo sport è benessere, lo sport è sviluppo e relazioni sociali, prima ancora di essere capo dell'agonismo, dei risultati sportivi, è quello dell'incontro tra le generazioni, tra famiglie che portano i propri ragazzi a divertirsi e i giovani che si divertono in squadra. Da non dimenticare l'agibilità a 2.000 persone per il Diana, oltre 300.000 euro investiti in questi ultimi 2 anni, il mutuo per il campo di calcio a 8 a Passatempo e poi una serie di opere di manutenzione straordinaria, ad esempio per l'illuminazione del Palabellini e della palestra a San Biagio, che sono luoghi frequentati da tante società sportive che durante la settimana si allenano in queste strutture. Credo che l'amministrazione nello sport abbia fatto molto, è la mia delega, quindi qui mi dilungo un po' di più, però credo anche che ad esempio abbiamo investito molto nell'ambiente, quindi con tutti i progetti che riguardano le piste ciclabili, tutti i progetti che riguardano ad esempio il 31 dicembre verranno montate altre 2 palestre, calisthenics e palestre all'aperto in 2 aree che ci avevano richiesto i giovani di Osimo, in particolar modo in Via dello Sport un gruppo di giovani mi aveva voluto incontrare per questa realizzazione, andremo a fare un'altra al parco, vicino al parco Augusto Mancinelli di Osimo Stazione, perché il parco ormai è diventato un punto di riferimento per la frazione. Quindi lo sport è anche tempo libero e quindi è anche rispetto dell'ambiente e quindi credo che abbiamo fatto molto in questi anni. Però vorrei lasciare
oggi lo spazio ai miei collaboratori che ogni giorno si sono impegnati ciascuno per le proprie deleghe. Non posso dimenticare alla fine tutto l'impegno che abbiamo messo nella sicurezza cittadina, non solo nel rapporto interforze con le altre forze dell'ordine. Abbiamo e siamo, ma lo dirà Federica Gatto, orgogliosi che una città di 35.000 abitanti rispetto al capoluogo di provincia abbia messo a disposizione la propria struttura informatica per mettere in rete tutte le immagini che transitano nelle 5 province della Regione Marche, a servizio quindi di tutte le forze dell'ordine delle Marche e della provincia di Ancona. Credo che sia un risultato importante, oltre ad aver investito tanto nella videosorveglianza. Quindi credo che siamo in un momento importante. Cosa devo dire? L'ultima battuta sulla sanità. Questa mattina ho partecipato per l'ennesima volta al banchetto della raccolta firme in centro città. C'è anche qui una scelta scellerata della Regione Marche. Io sono personalmente amico del Presidente Acquaroli, non credo che sia una scelta sua, credo fortemente che queste scelte vengano orientate dal nostro Osimano in Regione, senza fare nomi, e credo che sia una scelta molto errata, perché il poliambulatorio ha un valore affettivo per i nostri anziani che vengono accompagnati dai propri familiari, e il centro storico è il luogo più baricentrico che c'è per i servizi che oggi vengono offerti. L'unico vero ruolo che può sostituire il poliambulatorio sarà il Santi Benvenuto in Rocco, una volta che Santi Benvenuto in Rocco verrà trasferito nella nuova IRCA ospedale di rete a Camerano. Di questo ne siamo convinti e ci fa piacere che tutto il Consiglio Comunale, meno Alessandrini e Simoncini, abbia votato l'ordine del giorno proposto dalle forze di maggioranza, ma se veramente le liste civiche credono nel no allo spostamento del poliambulatorio, vengano a firmare anche loro al banchetto e insieme porteremo le firme al loro leader, Presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche, che dovrà convincere Francesco Acquaroli a ritornare sulle sue scelte, perché credo che la sanità sia qualcosa di importante. Vedo anche altre opere che il Presidente dell'Assemblea Legislativa, in particolar modo nello sport, dove il consenso è alto da prendere, mette a bilancio senza chiederci nulla. Noi l'abbiamo messo comunque a bilancio, il geodetico di Case Nuove e il campo in erba sintetica di dimostrazione, ha messo per il prossimo anno dei soldi per lo skate park e per la bucciofila passatempo. Credo che sia un rincorrersi amministrazione Pugnaloni verso Latini. Ecco, i cittadini ci chiedono di fare basta su questo. Io ci sto, spero che ci stia anche il Presidente dell'Assemblea Legislativa, perché se pensiamo a tutto quello che abbiamo fatto per passatempo in questi anni, investito nelle fognature, da 30 anni non si spostava la fognatura dal centro della frazione. Abbiamo da una vita aspettavano il parcheggio della scuola infanzia e l'abbiamo fatto. Da una vita aspettavano l'asfalto in via Frate e l'abbiamo fatto. Da una vita aspettavano l'asfalto in via Fontanelli passatempo e l'abbiamo fatto. Adesso in una riunione di 4 persone dove qualcuno che è appassionato del gioco delle bocce chiede di chiudere quella struttura dove giocano d'estate pure per l'inverno, è un investimento che può fare anche l'amministrazione comunale. Non capisco perché la regione debba investire 80.000 euro per finanziare quest'opera, che tra l'altro comunque deve passare per il bilancio del comune di Osimo. Quindi l'invito è, siccome ce lo fanno gli osimani, è a collaborare e non a trovarsi scelte fatte come gli 8 milioni di euro che, ripeto, sembrano quasi essere una presa in giro. Messi nel 2025 sono una presa in giro. Se erano stati messi nel 2023 mettevano in difficoltà il sindaco che vi sta parlando, perché i soldi devono transitare per il bilancio del comune, il progetto deve essere fatto dal comune, la gara d'appalto deve essere fatta dal comune, la direzione dei lavori deve essere fatta dal comune. Oggi annunciare che qualcuno ha messo 8 milioni a bilancio è quasi una presa in giro. Se pensiamo al 2025 che ci saranno le elezioni regionali, nella speranza che vinca il centro-sinistra, può essere che il centro-destra non governerà più, e quindi quei 7 milioni e mezzo che fine faranno? E poi non si capisce se è variante a sud o variante a nord, perché in maniera demagogica è stata chiamata bretella Osimo. Quindi dovremmo chiarire insieme che significa bretella Osimo. Se è per la variante a nord, noi questi soldi li accettiamo, però subito nel 2023, non nel 2025. Adesso lascerei la parola al vice sindaco Paolo Andreoni e faremo un intercalare tra tutti gli assessori. Le deleghe dell'assessore, del vice sindaco Paolo Andreoni, le conoscete: partecipazione democratica, trasporto pubblico locale e i servizi sociali. A lei ringraziamento per quanto fatto nel sociale, dicendo, presentandovela, che insieme siamo riusciti, tra tanti investimenti che piace annunciare al sindaco, anche a fare un abbattimento forte di tutta la pressione fiscale che riguarda i servizi e domanda individuale, ma nello specifico magari andrà a lei. Grazie.
Buongiorno a tutti, ringrazio il sindaco e ringrazio anche tutta la giunta qui presente. E siamo alla fine dell'anno e quindi è doveroso da parte degli amministratori fare il bilancio delle attività che si sono svolte e degli obiettivi che si sono raggiunti. L'anno scorso ho terminato la conferenza stampa dicendo che tre erano gli obiettivi che come assessorato ai servizi sociali ci si era posti. Il primo era la predisposizione e la pubblicazione della graduatoria per l'edilizia popolare, cosa che è stata fatta. Il secondo era consolidare la digitalizzazione delle richieste di servizio e dei vantaggi economici, anche questo è stato un obiettivo raggiunto. E il terzo obiettivo che ci si era posti era il mantenimento dell'abbassamento delle tariffe che in questi due anni avevamo realizzate e proposto alle famiglie e se era possibile prevedere un ulteriore abbattimento. Ecco, questi sono tre obiettivi che sono stati raggiunti nell'anno 2022. Che cosa ha caratterizzato l'attività dei servizi sociali nell'anno 2022? Io dico che al primo posto è stato messo il valore della solidarietà e quindi da questo discendono le iniziative che sono state intraprese. Noi sappiamo che abbiamo attraversato un anno particolarmente difficile, venivamo fuori da un periodo caratterizzato purtroppo dalla pandemia, poi a febbraio è venuto purtroppo la guerra in Ucraina con tutte le conseguenze che dal punto di vista sia sociale che economico ha portato in sé e quindi abbiamo ritenuto preparare delle scelte che potessero in qualche modo sostenere il reddito delle famiglie. Brevemente le illustro e sono tre bandi che abbiamo pubblicato a partire dal mese di agosto. Il primo per sostenere le spese per quanto riguarda gli affitti e le utenze con un iniziale fondo di 160.000 euro, poi siccome le domande come ben sappiamo sono state moltissime l'amministrazione comunale ha deciso di aggiungere altri 100.000 euro. Il secondo bando riguarda il sostegno e il contributo per i centri estivi delle famiglie. Questi fondi provengono dal Ministero, purtroppo sono stati diminuiti. Le domande arrivate sono 175, ma il fondo è limitato a 37.000 euro. Quindi probabilmente non riusciremo ad accontentare tutte le famiglie, ma ogni famiglia che rientrerà in questo contributo avrà la possibilità di percepire 500 euro per ogni bambino. Il terzo bando è quello dei servizi educativi per i bambini che vanno dallo 0 a 6 anni. Con questo bando volevamo aiutare le famiglie per sostenere le rette sia degli asili nido che dei servizi o della scuola dell'infanzia e i servizi ad essi collegati. Per questo bando il fondo è di 170.000 euro e anche in questi giorni questo bando sta per chiudersi e per essere liquidato. Poi abbiamo prestato particolare attenzione ai giovani, abbiamo rinnovato l'adesione al progetto del volontariato delle Marche, ci sto a fare fatica e quindi i ragazzi quest'anno sono stati impegnati in attività di recupero e ripristino del patrimonio comunale. Poi abbiamo pensato anche per coloro che sono in età universitaria e abbiamo proposto la partecipazione come amministrazione comunale al servizio civile, cosa che è stata fatta e i ragazzi sono a servizio sia presso gli uffici dei servizi sociali che presso l'azienda ASSO. Per quanto riguarda gli anziani abbiamo confermato e mantenuto l'assistenza domiciliare che viene naturalmente tenuta sotto controllo in base alle esigenze e abbiamo sostenuto anche con un contributo i soggiorni estivi che vengono organizzati in collaborazione con l'associazione L'Arcobaleno, soggiorni che hanno molto successo e che vedono la partecipazione di molte persone, questo naturalmente ci dà soddisfazione. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, quest'anno coloro che hanno percepito il reddito di cittadinanza Osimani sono 200 persone
di cui 100 di questi 200 sono direttamente gestiti dal servizio comunale, mentre le restanti sono organizzati dal centro per l'impiego. Che cosa hanno fatto coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza? Hanno realizzato dei progetti che l'amministrazione comunale ha predisposto e preparato con interventi di aiuto e di sostegno alle attività e alle funzioni del servizio comunale. Passo e finisco qui a comunicare quelli che sono state le risultanze di uno studio fatto per poter abbassare appunto le tariffe. Per quanto riguarda il servizio di scuolabus, noi negli anni avevamo abbassato del 50% la tariffa. E dallo scorso anno, e abbiamo riconfermato anche quest'anno, abbiamo rielaborato il pagamento della tariffa in base a fasce ISEE, e comunque, per essere sintetici, le famiglie pagheranno per i servizi di andata e ritorno da zero per le fasce più deboli a 50 euro annui. Mentre per i servizi di sola andata e solo ritorno le famiglie pagheranno, sempre a seconda dell'ISEE, da 0 a massimo 30 euro annui. Quindi penso che da questo punto di vista abbiamo raggiunto un risultato che ci soddisfa. Per quanto riguarda invece il servizio mensa, abbiamo tolto e abbiamo confermato l'abbattimento totale della quota fissa, che comporta per le famiglie un risparmio di 180 euro all'anno per ogni figlio, e abbiamo riequilibrato la quota pasto in funzione delle fasce ISEE. Quindi le famiglie pagheranno soltanto la quota pasto in funzione della presenza del bambino, del proprio figlio a scuola. Per quanto riguarda invece gli asili nido, di anno in anno abbiamo abbattuto la quota fissa del 5%, fino ad arrivare al 65% per le fasce più deboli. Questi tre servizi, quindi sia il sostegno al pagamento del servizio mensa, che il trasporto, che l'asilo nido, comportano un impegno per il bilancio comunale di 326.000 euro a fronte dei 200.000 euro che erano stati impegnati lo scorso anno. Ecco, io credo che questi siano gli elementi più importanti che andavano comunicati e che riteniamo, insomma, che siano positivi dal punto di vista dell'attività amministrativa. Bene, ringraziamo il vice sindaco Paolo Andreoni. Passo la parola all'assessore Alex Andreoli, con delega all'istruzione, all'informatizzazione e all'agricoltura. Grazie sindaco, buongiorno a tutti. Allora, per quanto riguarda la delega all'istruzione, che è quella che pesa un pochino di più come impegni fra le deleghe che ho attualmente, questo è il momento di fine anno per fare una sintesi, e spesso ci si confronta con gli uffici per vedere quanto è stato fatto, e faccio una veloce carrellata per degli interventi che sono stati realizzati nelle scuole quest'anno. Quindi parto da un'inaugurazione che è stata fatta di recente, quella dell'ascensore del plesso di Piazzale Bellini, che è la sede storica della scuola e della segreteria della CAI Giulio Cesare, e ospita anche la scuola Kruger, la secondaria Kruger della Bruno da Osimo. È stato un investimento importante di circa 90.000 euro più ulteriori 17.000 euro per opere accessorie, e permetterà, dopo tanti anni, in una delle scuole più frequentate, più numerose di Osimo, di abbattere le barriere architettoniche. Quindi è stato un obiettivo importante che abbiamo raggiunto insieme come amministrazione, anche grazie al sostegno del Lions Club, che ha donato il progetto alla città. Altri interventi che sono stati fatti nel corso dell'anno, in particolar modo la scorsa estate: il rifacimento completo della pavimentazione della primaria di Padiglione per circa 60.000 euro, il rifacimento dei linoleum completi o parziali in base alle necessità nell'infanzia di Campocavallo, Girotondo e Fornace Fagioli infanzia per circa 40.000 euro, interventi di investimenti nella ventilazione meccanica con un contributo regionale a cui siamo riusciti ad accedere per circa 28.000 euro nell'infanzia Fornace Fagioli e nella primaria Fornace Fagioli. È stato fatto un primo intervento alla scuola Marta Russo con il rifacimento del marciapiede per circa 40.000 euro, e il rifacimento della guaina, della copertura e dell'infanzia di San Biagio per circa 45.000 euro.
Si stanno completando investimenti che erano partiti anche lo scorso anno, questa è una seconda tranche per i fotovoltaici nelle scuole. Questo anno hanno riguardato la primaria Marta Russo, la secondaria Giovanni Paolo II di Osimo Stazione e la primaria Fornace Fagioli. Un investimento di circa 150.000 euro che permetterà di essere autosufficienti nei plessi a cui sono state collegate, e allo stesso tempo per tutta la collettività di abbattere i costi dell'energia, che sono una tematica molto sentita dalla comunità. Avevamo iniziato alcuni anni fa con alcuni investimenti anche fuori dalle scuole, vedi il maxi parcheggio ad esempio e altre strutture comunali, e negli ultimi due anni ci siamo concentrati molto nei plessi scolastici. Un altro lavoro che è stato appaltato in questo finire dell'anno e partirà a breve è quello del rifacimento dei locali del centro sociale e dei locali spogliatoi e uffici della palestra di passatempo per circa 170.000 euro, e sono in partenza anche dei lavori al giardino del borgo. Oltre questo sono stati acquistati arredi scolastici per oltre 20.000 euro la scorsa estate. Per quanto riguarda il prossimo anno, come diceva il sindaco, una delle opere più importanti in partenza con la gara d'appalto è la scuola primaria di Campocavallo, un'opera molto sentita da tutta la città, in particolare dalla comunità che abita nella frazione. E c'è stata un'estensione importante del mutuo, i costi sono importanti, ma è più importante l'obiettivo che ci teniamo a raggiungere. Oltre a questo c'è la scuola secondaria di Santa Lucia, con fondi che siamo riusciti a ottenere dal PINCO come amministrazione, e con questi fondi stiamo cercando, è già stata fatta una prima fase a livello, siamo ancora alla fase burocratica, è stato fatto un affidamento da parte del Ministero ai tecnici per iniziare il procedimento di qualificazione. Stiamo procedendo con diciamo nei rapporti con il Ministero per poter andare avanti. Oltre a questo ci sono già bilancio per il prossimo anno, parlo delle opere più importanti: la riqualificazione esterna della scuola Borgo, che ospita due infanzie e una primaria, e il rifacimento delle facciate esterne della Marta Russo, che abbiamo già iniziato quest'anno. Per quanto riguarda le altre due deleghe, per l'informatizzazione abbiamo proceduto con un bando che avevamo già iniziato all'inizio di quest'anno e è quasi completato. Sono stati installati nelle strutture pubbliche, in tutte le scuole, dei rack, degli armadi che servono per l'installazione della fibra ottica. È stata quasi completata tutta l'installazione della fibra, che servirà in particolare per le funzioni di segreteria e funzionali, insomma, ai vari plessi scolastici, e a breve ci sarà l'attivazione. Oltre a questo ci sono, come comune siamo già collegati da un po' con l'app Io, che è l'app che a livello nazionale permette comunque di essere informati e di interagire con le pubbliche amministrazioni. Ci sono già alcuni servizi disponibili e altri mano a mano verranno inseriti, anche sulla base delle necessità e delle richieste sia nazionali che della comunità. Ultima ma non per ultima l'agricoltura. Sebbene, come ripeto spesso, molte delle funzioni legate all'agricoltura passano per gli enti sovraordinati a livello locale, sono più di competenza delle associazioni di categoria, abbiamo sempre posto attenzione a quelle che sono le varie necessità che ci vengono presentate, quindi sia a livello, poi ne parla spesso anche con l'assessore Glorio, per quanto riguarda le attività produttive, per quelle che sono le varie invece necessità proprio delle proprietà, ma allo stesso tempo di ascolto per tutte quelle che sono necessità più attuali, in ultima quelle della fauna selvatica, che spesso tende a fare danni. Abbiamo sempre dato massima disponibilità ai proprietari, agli agricoltori, ai coltivatori diretti, e cercheremo comunque di proseguire sempre in questa fase di ascolto e di sostegno anche nei confronti di enti sovraordinati per tutti coloro che comunque riportano delle problematiche. Grazie. Bene. Passo la parola al prossimo. Bene. Adesso passiamo la parola all'assessore alla viabilità, alla pulizia locale, alla sicurezza, Federica Gatto. Voilà, facciamo uno e uno. Sì, grazie e buongiorno a tutti. Ringrazio anche la Giunta e il Sindaco per il lavoro che abbiamo svolto quest'anno, perché tutte le attività che facciamo ovviamente sono trasversali, senza il sostegno reciproco poco si potrebbe fare. Parlando delle mie deleghe, mi sento di dire che per quest'anno, nel corso del 2022, molta attenzione è stata posta alla sicurezza urbana. Infatti, dopo il periodo pandemico, il comando di polizia locale si è potuto dedicare completamente al presidio del territorio. E la maggiore attenzione ovviamente è stata posta al rispetto delle norme sulla circolazione stradale. Darò alcuni numeri per indicare la dimensione dell'attività svolta, che è veramente notevole.
112 sono stati gli incidenti stradali rilevati e 355 i veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo individuati nel territorio osimano e 910 i veicoli trovati scoperti dalla prescritta revisione periodica. Inoltre sono stati anche individuati 5 documenti falsi tra patenti di guida e documenti di riconoscimento che sono ovviamente stati immediatamente sequestrati e appunto denunciati dal punto di vista penale. Ma anche parlando di polizia rurale vorrei sottolineare che si sono stati avviati ben 220 procedimenti in materia ambientale. Vorrei infine segnalare questo dato che secondo me è molto significativo, ovvero l'elevazione di 30 sanzioni per guida con uso di cellulare. Purtroppo questa pratica è spesso causa di tanti incidenti stradali. Numeri questi che ovviamente verranno integrati all'inizio dell'anno con le statistiche che periodicamente la polizia locale fornirà, però già danno un'immagine di un comando molto attivo per una città di 35.000 abitanti. E per quanto riguarda invece il pattugliamento del territorio sono stati effettuati circa 500 servizi appiedati, di questi 50 sono stati predisposti direttamente dal questore e sono servizi di ordine pubblico e quindi realizzati interforze tra carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza. Si sono concentrati nei fine settimana, venerdì e sabato sera fino a 1 di notte, quindi serali e notturni, proprio in centro storico e nelle zone limitrofe per regolare un pochino l'ordinata convivenza civile nei luoghi che sono più dediti alla movida. Un grande impegno poi è stato posto anche durante il periodo estivo, dove sono stati organizzati grandi eventi che hanno portato tante persone in centro storico e che hanno richiesto la predisposizione di precisi piani di sicurezza, e grazie alla collaborazione di tutti, polizia locale, forze di polizia presenti sul territorio e tanti volontari di protezione civile, tutto si è svolto in piena sicurezza e in totale rispetto delle norme. Inoltre si continua a lavorare sulla ristrutturazione del comando, perché in questi ultimi anni abbiamo veramente affrontato il completo turnover del personale. Sono stati tanti gli agenti nuovi entrati e anche quest'anno abbiamo avviato una procedura di mobilità che ha portato all'assunzione di 2 nuovi agenti e un interscambio con il comune di Fermo. Purtroppo per le necessità dei comuni di provenienza non siamo riusciti ad assumere tutto il personale di cui avevamo bisogno, continueremo nell'anno nuovo dopo l'approvazione del bilancio di previsione. Ovviamente le nuove assunzioni dovranno anche contemperare le necessità degli altri uffici e ovviamente i vincoli di bilancio. Appunto, parlando di tante nuove entrate nel comando e della perdita di tanti capisaldi della polizia locale, abbiamo anche seguito un programma di formazione molto pregnante per la polizia locale, quindi tutti gli agenti hanno seguito il completo programma di aggiornamento della Regione Marche, ma abbiamo anche organizzato un interessante corso dalla durata di una settimana che ha riguardato soprattutto la difesa personale e la gestione dei conflitti. E accompagnato la formazione ovviamente anche un'adeguata dotazione tecnica. Per quest'anno, nel 2022, si è puntato soprattutto sulla digitalizzazione e la dematerializzazione dei principali processi, e parliamo in particolar modo del nuovo software che nel 2022 è entrato a pieno regime e che è quello della digitalizzazione degli incidenti stradali. Nella fattispecie gli incidenti vengono rilevati in maniera totalmente automatica, è scomparsa quindi qualunque tipo di documentazione cartacea, e dal momento che si fa la rilevazione con un tablet i dati vengono registrati e si forma automaticamente un fascicolo elettronico che poi va a confluire su un sito dedicato e gli utenti possono scaricare direttamente il fascicolo compreso di rilievi direttamente dal sito che è collegato con i database della motorizzazione. Quindi non si dovrà più andare negli uffici di polizia locale per accedere a tutta la documentazione, e questa è una funzione veramente molto importante, soprattutto per quanto riguarda il contenzioso legato agli incidenti stradali. Stessa attività di rimodernamento è stata attuata alla centrale operativa. Un nuovo software permette la registrazione e il tracciamento di ogni segnalazione che viene fatta al piantone. Il piantone inoltre conosce l'esatta ubicazione di ogni pattuglia, essendo geolocalizzata, e quindi può inviare nel più breve tempo possibile la pattuglia nel luogo della segnalazione. Inoltre lo stesso software che è in dotazione alla pattuglia che è sul territorio può inviare segnalazioni
fatte dalla pattuglia agli uffici tecnici e all'Osimo Servizi, ad esempio per intervenire in strade che presentano delle buche oppure con carenza di segnaletica orizzontale o verticale. Ovviamente importantissimi rimangono tutte le strumentazioni legate alla rilevazione della velocità e dei mezzi sprovvisti di assicurazione e revisioni. Senza questa strumentazione sarebbe impossibile effettuare i numeri che ho elencato prima. Sono investimenti che negli anni abbiamo fatto, ma che hanno dato veramente ottimi risultati. Poi, con la fine della crisi pandemica, si è potuto tornare ad utilizzare l'etilometro. Infatti la Polizia Locale ne ha due in dotazione e vengono utilizzati soprattutto durante il fine settimana. Purtroppo a livello nazionale abbiamo visto che sono aumentati gli incidenti stradali alcol correlati, quindi si è resa necessaria tornare a fare questo tipo di controlli, che spesso vengono realizzati con l'ufficio mobile, che proprio l'anno scorso è stato ripristinato. Risulta molto utile soprattutto quando si fanno questo tipo di controlli, avendo a disposizione una sedie e tavoli all'interno appunto di questo furgone. Inoltre nel 2023 sarà anche incrementato il parco auto, abbiamo già acquistato due auto che arriveranno nei primi due mesi dell'anno, che permetteranno di avere ancora più pattuglie sul territorio. Vorrei parlare ora di un risultato molto importante che abbiamo ottenuto proprio quest'anno ad ottobre, che, come diceva il sindaco, è il protocollo d'intesa che abbiamo firmato con la prefettura di Ancona, la questura e il comando provinciale dei carabinieri, un protocollo che prevede la condivisione dei dati prodotti dalle telecamere OCR, ovvero dotate di tecnologia a lettura ottica. Nella pratica abbiamo acquistato e quindi dato alla questura di Ancona un server il quale riceve tutte le informazioni dei mezzi che passano nel nostro comune, e questo significa che se un mezzo rubato comunque è utilizzato per commettere reati passa sulla nostra città, interviene immediatamente la forza di polizia. Ed è questo un risultato veramente fondamentale, perché siamo i primi nella provincia di Ancona e grazie a questo server tutti gli altri comuni potranno collegarsi in modo molto più semplice e più veloce. Noi abbiamo impiegato 3 anni per realizzare questo progetto, i comuni invece della nostra provincia potranno collegarsi molto più velocemente e immediatamente. Ed è un progetto molto ambizioso, perché qualora tutti i comuni potrebbero aderire a questo progetto, si realizzerebbe una continuità territoriale del controllo dei mezzi appunto sottoposti a controllo. Inoltre, finalmente siamo arrivati addirittura d'arrivo con l'implementazione con un nuovo sistema di videosorveglianza, il progetto da 100.000 euro che prevede 34 nuove telecamere. Entro il 31 dicembre dovranno arrivare le proposte delle ditte specializzate e a gennaio l'avvierà la procedura di affidamento, insomma. Inoltre, nella giunta che ci sarà fra qualche minuto, sì, verrà approvato un nuovo progetto da 43.000 euro e questo è finalizzato ad ottenere un finanziamento da parte del Ministero dell'Interno per l'installazione di nuove telecamere. Purtroppo abbiamo partecipato anche in altre annualità, ma Osimo, avendo un indice di criminalità molto basso, non siamo mai riusciti a essere beneficiari di questo contributo, però nel 2022 sono cambiati i parametri e speriamo appunto di poter rientrare. L'obiettivo di incrementare il nostro sistema di videosorveglianza è proprio quello di accrescere le telecamere OCR, perché appunto tutti i dati da esse prodotti potranno confluire nel server della questura. Inoltre, accanto alle telecamere sono stati installati, quest'anno abbiamo finito l'installazione di 100 pannelli che indicano appunto la presenza di telecamere sul territorio. Un elemento che potrebbe sembrare semplice, ma che a livello di deterrenza è veramente molto utile, perché anche a livello percettivo dà l'idea di un territorio completamente videosorvegliato. In questo modo abbiamo creato una grande infrastruttura di sicurezza che si estende dal centro alla periferia. Ma non solo queste telecamere permettono appunto il controllo e la prevenzione di reati, ma permettono anche un controllo dei flussi viari, ci permettono di individuare quindi quali sono quei snodi viari più oberati magari dal flusso viario e quindi magari ponderare al meglio le scelte sulla viabilità.
Quando parliamo di un sistema di sicurezza, ovviamente va ricordata anche l'importanza dell'operato del cittadino, e proprio per questo motivo ogni anno il Comune di Osimo emana un bando di cofinanziamento di sistemi di sicurezza. E anche quest'anno, in 8 anni, abbiamo finanziato 70 nuovi sistemi. Nel 2020 il contributo inoltre è passato da 250 a 500 euro, e questo ha portato un forte interesse da parte della cittadinanza. Infatti, se pensiamo al 2019, durante il quale sono stati presentati 11 progetti, nel 2022 i progetti presentati sono stati 35. E inoltre, con un'apposita variazione di bilancio, abbiamo cercato di coprire il più alto numero di progetti. E anche quest'anno, inoltre, sempre parlando del ruolo del cittadino, abbiamo riproposto il Vademecum, che contiene tanti consigli per evitare di essere vittima di furti, e quest'anno lo abbiamo inserito all'interno del periodico 5 torri, in modo tale che potesse arrivare ad ogni casa. Sono consigli molto utili, perché molto spesso i malintenzionati sfruttano la disattenzione dei cittadini proprio per commettere reati. Poi vorrei soffermarmi velocemente sull'educazione stradale, alla legalità e alla convivenza civile, perché molto il comando ha puntato su questo. Nello scorso anno, durante il 2022, hanno toccato tutti gli istituti comprensivi di Osimo ed anche le scuole superiori. È stato riproposto questo programma formativo, e quest'anno veramente c'è stata un'adesione eccezionale, tant'è che i nuovi corsi partiranno da gennaio e termineranno a dicembre 2023, perché dovranno coprire un enorme numero di classi. Per quanto riguarda l'educazione, vorrei ricordare anche la giornata della legalità, che quest'anno abbiamo festeggiato il 23 di maggio, ricorrendo appunto il 30° anniversario della strage di Capaci. Una mattinata molto intensa, che ha visto anche in questo caso coinvolti tanti ragazzi di Osimo, ma tanti anche operatori di tutte le forze di polizia. Un confronto che è servito a conoscere meglio le figure di Falcone e di Borsellino, ma di tutti coloro che hanno dato la loro vita per la legalità e soprattutto la nostra libertà. E continuerà anche il progetto di servizio civile, come ha detto prima il vice sindaco, e coinvolgerà anche il comando di polizia locale. Infatti i ragazzi avranno l'opportunità di conoscere le mansioni del comando e lavoreranno a fianco con gli stessi agenti di polizia. Quindi un breve cenno adesso alla viabilità, e sono molto contenta perché durante il 2022 si è formato un vero e proprio ufficio del traffico, anche se non è formalizzato, ma nell'operatività si è formato questo gruppo, che prevede la presenza di Polizia Locale, Dipartimento del Territorio e Osimo Servizi, che ha affrontato insieme tante problematiche. Una delle ultime in ordine temporale è sicuramente il cambio di viabilità tra via San Biagio e la strada regionale 361. E ogni problematica che viene segnalata, anche dei consigli di quartiere o dai cittadini, viene analizzata dallo staff, vengono proposte risoluzioni e poi viene appunto realizzata la migliore soluzione possibile. Un lavoro di squadra che però ovviamente deve essere incrementato, e questo è uno degli obiettivi del 2023. Rafforzare lo staff dell'ufficio del traffico, perché Osimo sappiamo che ha una dimensione veramente notevole, parliamo di quasi 110 km quadrati, e la manutenzione delle strade, ma anche della segnaletica, è onerosa ma anche molto impegnativa per il personale. Sul fronte della mobilità urbana, obiettivo di tutti questi 8 anni è stato quello di liberare il centro storico dal grande flusso viario, e quindi abbiamo di anno in anno rafforzato e migliorato le condizioni del maxi parcheggio. Siamo partiti dall'abbattimento delle tariffe, e proprio quest'anno abbiamo inaugurato ad aprile il nuovo ascensore che collega il piano terra con il secondo e il terzo piano, in modo da abbattere tutte le barriere architettoniche. Inoltre è stato anche rinnovato il sistema di accesso, ora le barre si aprono attraverso una telecamera OCR che riconosce le targhe delle persone che hanno un abbonamento, quindi è molto più fruibile, molto più utile, molto più anche attrattivo. Infatti permette anche, attraverso il contatore degli stalli liberi, di sapere se il maxi parcheggio è pieno o vuoto prima di entrare. Inoltre da quest'anno tutti i mezzi esclusivamente elettrici potranno parcheggiare gratuitamente al maxi parcheggio, grazie a un regolamento che abbiamo approvato nei mesi scorsi, misura che si accompagna con la presenza delle due colonnine di ricarica presente proprio all'interno del maxi parcheggio, che sono un invito ad una viabilità ovviamente sempre più sostenibile.
Per quanto riguarda il centro storico, negli anni si è lavorato alla graduazione delle tariffe. Abbiamo previsto tariffe più basse per garantire un'alta rotazione, pensiamo ad esempio ai parcheggi a 50 centesimi, ma al contempo è diventata ormai strutturale la misura della mezz'ora gratuita per chi sosta invece più a lungo in centro storico, per almeno un'ora. Si è cercato quindi di contemperare le esigenze di tutti i fruitori del centro storico e, pensando quindi ai fruitori, ovviamente un posto di rilievo lo occupano i residenti del centro stesso, che purtroppo sappiamo hanno molte difficoltà per quanto riguarda la sosta. Quindi in primis si è cercato anche in questo caso di informatizzare il processo di rilascio dei pass. Ormai è una procedura che è stata avviata 2 anni fa, ma ormai veramente molto funzionante. Consideriamo che oltre il 70% dei rinnovi e dei rilasci avviene online, quindi il cittadino non deve più andare in comando, ma ad esempio il rinnovo è assolutamente automatico. Rimane comunque sempre aperto una volta a settimana lo sportello informativo presso il comando dei vigili, che attraverso un appuntamento può aiutare chi non riesce appunto a ottenere il pass online. E inoltre, per quanto riguarda le zone ad alta rotazione, altro problema per i residenti, abbiamo allungato le fasce di sosta, cioè le fasce durante le quali è consentita la sosta sull'alta rotazione per molto più tempo. Parliamo dalle 11.30 alle 15.30, dalle 19.30 alle 9.30 del mattino successivo i residenti possono sostare, e questo intervento ha portato a una forte diminuzione delle sanzioni negli orari non consentiti. Ecco, questa è una breve carrellata. Io concludo augurando ovviamente una buona continuazione delle feste a tutti, e un 2023 che sia molto più sereno dei precedenti. Grazie mille. Adesso un solo minuto al nostro tecnico di fiducia per sistemare un piccolo problema di diretta e poi ricominciamo il giro. Allora, ringraziamo l'assessore Gatto per la relazione appena svolta e passiamo la parola all'assessore Glorio, con delega all'ambiente, al personale, allo sviluppo economico e al turismo. Sì, grazie Sindaco, buongiorno a tutti. Partirei con la delega all'ambiente facendo un brevissimo aggiornamento su quelle che sono le piste ciclabili e ciclopedonali che avevamo previsto già qualche anno fa nel bilancio comunale e in parte con fondi regionali. Il progetto che è sicuramente più avanzato e che è proprio in fase di partenza dell'opera è la pista ciclabile Passatempo via Capanne, ossia quel tratto quel nuovo tratto di pista ciclabile che collegherà la frazione di Passatempo con la via Capanne, quindi il centro di educazione ambientale, e poi l'anello, il Girardengo. Questo progetto ha visto nell'anno 2022 l'espletamento di tutto l'iter burocratico per il quale siamo giunti a termine, e anche l'affidamento dei lavori alla ditta appunto che realizzerà l'opera, per cui nelle prossime settimane, tempo permettendo, cominceremo a vedere il cantiere e quindi anche la realizzazione dell'opera. Per quanto riguarda invece la ciclovia del Musone, che è un progetto finanziato dall'allora giunta regionale Ceriscioli e di cui Osimo è il comune capofila insieme ai comuni di Recanati e di Loreto, l'anno 2022 ha visto la realizzazione del progetto esecutivo, definitivo ed esecutivo, e ha visto però anche un cambio rispetto alla pianificazione preesistente, in quanto il ponte che doveva sorgere sul fiume Musone, quindi in prossimità della frazione San Domenico, che sarebbe appunto stata collegata con la via Capanne, purtroppo per interlocuzioni con la Regione Marche ha visto una maggiorazione di costi, tale per cui abbiamo dovuto stralciare questa opera e sostituire con il rifacimento di tutto il manto dell'attuale anello pista ciclabile Girardengo, sia depolverizzato nei tratti vicino al fiume che asfaltato nei tratti più lontani, e la valorizzazione del lago comunale chiuso ormai da qualche anno. E questa rimodulazione del progetto ha portato ad uno slittamento dei tempi, e quindi il nuovo cronoprogramma prevede la messa a gara e l'aggiudicazione entro giugno del 2023 e poi l'esecuzione dei lavori e il collaudo finale entro fine del 2023. Infine, l'ultimo progetto per il quale avevamo preso un mutuo come amministrazione comunale, e che è il progetto Vescovara-Covo, ossia quel tratto di pista ciclabile che collegherebbe tutta la zona nuova residenziale di via Vescovara e gli impianti sportivi alla frazione di Campo Cavallo,
giallo, che è anche diviso in due stralci perché prevede anche l'installazione di una stazione e-bike, ha visto l'avvio del procedimento. Abbiamo contattato tutti i proprietari che sono stati avvisati appunto della necessità di fare questo accordo bonario, e nel 2023 vedremo la pubblicazione della gara e l'aggiudicazione dei lavori, con, speriamo, l'inizio prima della fine del mandato. Sempre in tema di ambiente, mi piace ricordare che anche quest'anno abbiamo provveduto alla valorizzazione di alcuni parchi. Ad inizio anno abbiamo provato a progettare un intervento sui giardini di Piazza Nuova e abbiamo presentato un progetto al bando Parchi e Giardini, finanziato con i fondi del PNRR, un progetto che è stato ammesso ma che non è stato finanziato, ma che ha completamente rivoluzionato quello che è la nostra ottica dei giardini di Piazza Nuova, inserendo degli elementi naturalistici e vegetazionali importanti che renderebbero l'area di Piazza Nuova in continuità fino al Parco della Rimembranza, con elementi di grande valore naturalistico e botanico. Questo è un progetto fatto che abbiamo e che l'amministrazione comunale può iniziare a fare con degli stralci o meno. Altre aree di cui ci siamo occupati e che sono state valorizzate sono due aree che si trovano nel quartiere di Via Vescovara, l'area di Via dello Sport, l'area verde di Via dello Sport e l'area verde di Via Binda, che grazie a delle piantumazioni compensative realizzate a carico di privati ha visto la messa a dimora di circa 130 nuovi esemplari di seconda e terza grandezza, quindi alberi abbastanza grandi che appunto coprono una superficie di circa 10.000 metri quadri, quindi due aree inserite in un quartiere esposto a sole con tante nuove famiglie, tante nuove residenze, che aveva bisogno di avere un polmone verde e un'area che potesse fare ombra e diminuire un po' la temperatura di quel quartiere. Quindi 130 alberature e altre 25 ne dobbiamo ancora prevedere, probabilmente le prevederemo con un progetto specifico che faremo durante l'anno 2023 in un altro quartiere sempre nuovo, sempre ricco di residenze, che è il quartiere di Via Aldo Moro dietro la Marta Russo. Abbiamo anche su richiesta del Consiglio di Quartieri di Osimo Stazione realizzato un sentiero che collega il parco urbano di Osimo Stazione con tutti i quartieri limitrofi fino alle scuole, al centro sociale, all'ufficio postale. È stata un'opera fortemente voluta dal quartiere e che abbiamo realizzato durante l'anno 2022, così come nella pista ciclabile Girardengo abbiamo fatto numerosi interventi sia in seguito all'esondazione del fiume il 15 settembre che a seguito anche di richieste specifiche del Consiglio di Quartiere e di frequentatori della pista ciclabile. E come ricordava prima il sindaco, abbiamo anche installato una nuova area calisthenics, che è una palestrina appunto per l'esercizio fisico proprio all'inizio della pista ciclabile. L'ultima valorizzazione che mi piace ricordare, che abbiamo fatto attraverso un lavoro con Astea ma anche con l'associazione La Confluenza e il consorzio apistico di Macerata, è quella della valorizzazione della discarica di Via Striscioni, l'ex discarica comunale ormai chiusa da quasi 30 anni, arrivata a fine ciclo e sulla quale abbiamo deciso di innestare un progetto di biodiversità e di valorizzazione del ruolo delle api nel favorire la biodiversità. Abbiamo quindi preparato la terra e messo a dimora tutta una serie di piante che sono erba medica, sulla eccetera, che favoriscono proprio il ripristino delle condizioni ecologiche e ambientali di quella zona. Sempre in tema di ambiente, mi piace ricordare due ultime cose. Una riguarda il regolamento sugli impianti radioelettrici e quindi le antenne, che avevamo fatto l'anno scorso, che sta continuando la sua campagna di monitoraggio e che grazie appunto agli introiti che riceviamo dall'installazione di questi impianti su area pubblica riusciamo a monitorare tutti i siti. Dalla campagna di monitoraggio effettuata nell'anno 2022 abbiamo visto che non ci sono stati cambiamenti rilevanti nell'emissione delle onde elettromagnetiche, quindi la situazione è rimasta sostanzialmente invariata nonostante le compagnie telefoniche abbiano fatto degli aggiornamenti delle linee e delle rivalutazioni.
Un ultimo dato è quello della raccolta differenziata, in cui ci attestiamo come negli ultimi anni a un 76 circa per cento, e quindi uno dei comuni della provincia di Ancona, ma anche della regione Marche, che hanno uno stato più avanzato di raccolta differenziata. E la novità introdotta nel 2022 è stata quella di mettere a gara e aggiudicare una nuova riqualificazione di quelle che sono le isole di prossimità presenti in centro storico. Sappiamo che nel territorio di Osimo esiste il porta a porta, ma che il porta a porta non è possibile averlo nel centro storico, dove esistono ancora appunto queste isole di prossimità. Le isole di prossimità nel corso dell'anno 2023 e crediamo nel primo semestre saranno tutte completamente sostituite da nuovi sistemi di copertura dei cassonetti informatizzati, in cui si potrà accedere tramite la tesserina del codice fiscale, e in cui si controlleranno appunto gli accessi ma anche i conferimenti. Questo non solo ci darà la possibilità di ragionare su quelli che sono i conferimenti appunto delle varie frazioni di rifiuto, e quindi andare verso il discorso della tariffa puntuale prevista per legge, ma ci consentirà anche di dare un nuovo volto, una nuova immagine al centro storico, in quanto queste nuove coperture sicuramente daranno un contributo significativo a quella che è il decoro e al decoro di questi spazi nel centro storico. Passando alla delega sviluppo economico, vorrei ricordare che il 30 settembre abbiamo approvato in Consiglio Comunale il nuovo regolamento per i chioschi e dehors, un regolamento atteso, molto atteso dagli operatori, perché il precedente era comunque ritenuto non più idoneo, e anche perché venivamo da 2 anni di pandemia in cui eravamo andati in deroga su indicazione della legge nazionale a tutti quelli che erano i regolamenti esistenti. Questo nuovo regolamento prevede un ampliamento delle superfici, la possibilità di richiedere i dehors continuativi che prima non esistevano solo la tipologia dello stagionale, e la localizzazione, e poi è stata fatta una localizzazione di tutti quegli spazi pubblici in cui è possibile mettere un dehors, soprattutto nel centro storico, ed è stato formulato un abaco per quanto riguarda gli arredi e le infrastrutture. Questo è stato un lavoro mai fatto in precedenza, che sicuramente aiuterà tantissimi professionisti e gli operatori commerciali nel definire meglio, con più criterio ma anche con più regolamentazione, le proprie strutture. E colgo l'occasione di questo momento per invitare tutti i tecnici e gli operatori interessati a rivolgersi in comune e ad interloquire per la prossima primavera, perché il provvedimento approvato in Consiglio Comunale ha durata 6 mesi, e quindi dal 30 settembre arriviamo al 30 marzo, periodo in cui potrà essere appunto tollerata la situazione esistente, e poi da aprile dovranno essere comunque fatti dei cambiamenti, soprattutto in centro storico, e quindi invitiamo tutti i tecnici a rivolgersi a noi per capire tutte le varie possibilità che questo nuovo regolamento offre, e sono veramente tante le possibilità. Sempre nell'ambito di questa delega, al mese di novembre abbiamo aperto un bando rivolto alle micro e piccole imprese del territorio osimano per fronteggiare i costi del caro energia. L'amministrazione ha messo a bando 200.000 euro, le domande pervenute sono 141 e ammesse a finanziamento. Sono domande che riceveranno il massimo del contributo, che era stato fissato in 600 euro, e che saranno liquidate tra i mesi di gennaio e di febbraio. L'ultima cosa che mi piace ricordare è che, sulla scia dei vari regolamenti che in questi anni, grazie al supporto dell'architetto Vecchietti, abbiamo messo in campo, e quindi il regolamento delle antenne, il regolamento dei dehors, l'anno 2023 vedrà il regolamento degli impianti pubblicitari, un regolamento anche questo molto atteso da tante aziende e tanti professionisti del settore. È un regolamento per il quale abbiamo già identificato una persona che sta facendo il censimento di tutto lo stato attuale, e attraverso il quale poi arriveremo alla definizione del nuovo regolamento.
Due parole sulla delega del turismo. Quest'anno i dati ci dicono che siamo ritornati ad avere un numero di presenze molto vicine a quelle pre-pandemia e quindi ci stiamo attestando sui 18.000 visitatori che sono stati ad Osimo nell'anno 2022, mentre nel 2019 erano 20.000. Gli anni della pandemia purtroppo sono stati anni di chiusure continue, quindi diciamo non sono molto veritieri i dati rispetto al trend che Osimo stava cominciando ad avere nel settore turistico. Tante sono le iniziative che si stanno facendo in grotta, ma non solo, e tante anche le iniziative che abbiamo in programma per l'anno 2023. L'anno 2022 è stato anche l'anno in cui abbiamo ospitato Licia Colò ad Osimo con tutta la sua troupe di Eden, che ha girato delle immagini nel territorio di Osimo e vari siti di interesse e che vedremo appunto proiettate sui canali della Sette per il prossimo 2023. L'ultima, vado molto velocemente, l'ultima questione è la delega al personale. Quest'anno è stato l'anno del maxi concorso che abbiamo fatto nei primi 6 mesi dell'anno. Sono stati messi a bando 12 profili tra amministrativi, tecnici, informatici, insomma, che sono andati a coprire tutte le esigenze dei tre settori, quindi da affari generali a finanze a dipartimento del territorio, e oltre ad assumere tutti i profili ricercati, poi grazie alle graduatorie che abbiamo formato siamo riusciti ad assumere anche altri pensionamenti o collocazioni a riposo, e quindi dal 1 luglio al 1 settembre abbiamo assunto 17 nuove figure all'interno di questa amministrazione. In parte appunto sono andati a sostituire pensionamenti o collocazioni o mobilità per un 70% circa, in parte invece un buon 30% comunque è personale aggiuntivo, nuovo, che sicuramente contribuirà a rafforzare i servizi erogati dalla pubblica amministrazione. A novembre abbiamo avuto l'esigenza di fare un altro fabbisogno del personale, che comunque va ad integrare ancora altre figure non previste, come ad esempio una figura al sociale per la gestione dei fondi PNRR, un'altra figura all'anagrafe per rafforzare quel settore e una figura al Dipartimento del Territorio che andrà sia a gestire i fondi PNRR che le altre questioni. Anche sempre sul finire dell'anno, su indicazione delle rappresentanze sindacali, abbiamo anche firmato il nuovo contratto per le progressioni e quindi abbiamo aumentato la percentuale degli aventi diritto alle progressioni al 50% e consecutivamente anche la spesa relativa di 35.000 euro, per cui possiamo dire che nell'arco di 3 anni tutti i dipendenti del Comune di Osimo sono riusciti a fare le progressioni orizzontali che appunto sono previste per legge, ma anche dell'amministrazione poterle far fare, e quindi con il 2023 si completerà questa fase in cui tutti i dipendenti sono riusciti a progredire appunto in modo orizzontale. Io mi fermerei qui e vi ringrazio a tutti per l'ascolto. Lasciamo la parola adesso all'assessore all'urbanistica e al patrimonio, Annalisa Pagliarecci. Salve, buongiorno a tutti, grazie Sindaco per la parola. Io sarò anche molto breve perché già una importante panoramica l'ha fatta il Sindaco, e quindi io posso dire che in 3 anni e mezzo dall'inizio del nostro mandato posso essere comunque soddisfatta, perché sono state fatte diverse cose importanti. Questo, come diceva anche il Sindaco, grazie agli incontri che abbiamo avuto sia con le associazioni di categoria, con gli ordini dei vari tecnici, ingegneri, geometri, architetti, ci ha dato la possibilità di comprendere quali erano le problematiche all'interno del nostro comune. In questo modo abbiamo cercato di portare in un breve tempo, dovuto anche alla pandemia che ci ha portato via del tempo prezioso, abbiamo cercato comunque di portare delle importanti iniziative, tra cui il proprio regolamento sugli oneri. Questo ha determinato una scontistica buona fino al 90%.
Per sia i cittadini ma anche per muovere quindi un mercato che era un mercato ingessato dell'edilizia, e a sua volta abbiamo cercato anche di portare un'agevolazione anche sui cambi di destinazione urbanistica, in quanto c'erano delle attività che magari non erano degli edifici, che non erano utilizzati come per uso commerciale, quindi abbiamo dato la possibilità a chi voleva, sia privati che anche imprese, di modificare la destinazione gratuitamente. In questo modo abbiamo anche cercato quindi di muovere anche un mercato che magari in questi ultimi anni era un mercato fermo. E durante la pandemia ci siamo resi conto che anche il comune aveva delle difficoltà per quanto riguardava l'accesso agli atti, e su questo quindi abbiamo voluto subito improntare a bilancio un'importante spesa di primi 100.000 euro e sulla digitalizzazione di una parte degli archivi cartacei. E in questo modo abbiamo continuato a lavorare e abbiamo investito, e su questo ringrazio anche poi la Giunta, perché abbiamo investito 600.000 euro e quindi a completamento un totale di 700.000 euro sulla dematerializzazione di tutti gli archivi cartacei. Adesso abbiamo terminato in queste settimane anche la firma del contratto, in cui c'è stata una ditta vincitrice, e a inizio 2023 inizierà proprio la completa digitalizzazione. E altra cosa importante in cui abbiamo iniziato un percorso dall'inizio del mandato è stato proprio quello del piano regolatore. E su questo vorrei ringraziare anche tutto lo staff che abbiamo messo in piedi, che ci ha permesso comunque sia di avere dei rapporti con gli enti preposti, ma grazie anche a un confronto e a un dialogo abbiamo voluto rendere il cittadino e la cittadinanza vicino alle decisioni dell'amministrazione. E su questo abbiamo fatto infatti un percorso nelle diverse frazioni in cui abbiamo dato il nome Arcipelago dei Contesti, che ci ha permesso di capire quali erano le problematiche, e grazie al dialogo e alle osservazioni siamo giunti in questo modo, in questo periodo, alla conclusione dello scoping di Vasse, che ci ha portato poi anche alla conclusione della conferenza di servizi per l'acquisizione dei vari pareri di SCA, dei soggetti competenti in materia ambientale. E nell'anno 2023 proseguiamo, il piano regolatore verrà inviato agli enti preposti per i diversi pareri, che ci permetteranno in tempi brevi dei 60 giorni di fare la pubblicazione e anche le osservazioni da parte delle varie istanze che sono poi pervenute. Io concludo, perché comunque sia non voglio magari impiegare, e colgo anche l'occasione per fare a tutti voi una fine e un inizio che speriamo che sia migliore anno 2023. Grazie. Passiamo la parola all'assessore ai lavori pubblici e alla protezione civile, Flavio Cardinali. Grazie sindaco, ringrazio il sindaco e la giunta per l'attenzione maggiore messa alle manutenzioni, che il sindaco lo ricorda sempre, e adesso veramente c'è stata messa, ma d'altronde anche gli altri anni non è che non è stata fatta, sono state sempre fatte, diciamo che c'è stato messo qualcosina di più. Come sempre io ho fatto la lista della spesa, darò dei numeri, li do sempre tutto l'anno io un po' i numeri, però diciamo che adesso cerco di darli un po' più precisi, perché il cittadino è giusto che magari vede un cantiere aperto, un'opera, sappia anche quanto si spende giustamente. Comincerei con gli asfalti. Abbiamo in partenza le quattro rotatorie qui al centro per 164.000 euro. Poi sono state già fatte via Osimana, via Donizetti, Molino Basso e Casone per 200.000 euro. In partenza abbiamo via San Paterniano per 110.000 euro, sempre in partenza 95.000 euro, scusate, questo non è l'asfalto, è la mura delle vecchie fornaci, comunque sempre opera. Invece torniamo un attimo agli asfalti, via Colle San Biagio 150.000 euro in partenza, via Osteriola sempre 150.000 euro, adesso i primi mesi dell'anno, e via San Biagio sempre 150.000 euro da affidare, per un totale di 1.000.000 di euro, che aggiunti ai 2 milioni per il 2023, insomma direi che sono una bella cifra. Ci sono i marciapiedi in affidamento di via 4 Novembre, via Montefanese e via Marco Polo per 150.000 euro, il posteggio di San Paterniano e San Biagio ciascuno 30.000 euro, e poi abbiamo una bella fetta per lo sport e i campetti da quartiere, che da tanto li dobbiamo sistemare e finalmente direi ci siamo arrivati.
Santo Stefano in affidamento 160.000 euro, all'Aspio in affidamento 210.000 euro, la Sagra Famiglia i lavori sono iniziati 29.000 euro, via Tonnini affidati 25.000 euro, sistemazione dell'ingresso della piscina 10.000 euro, già fatto la manutenzione straordinaria Palestra Europa 170.000 euro con inizio a gennaio, la nuova tribuna del Diana fatta per 60.000 euro, calciotto a passatempo 375.000 euro in gara, solaio ingresso del Palabellini 30.000 euro già eseguito e poi l'illuminazione a LED Palestra Palabellini 20.000 euro già fatto, Palestra San Biagio 15.000 euro fatto, bagni e la porta della piscina, i bagni della piscina 30.000 euro fatta, il fotovoltaico spogliatoio Santilli 60.000 euro con inizio a gennaio e il nuovo pallone della piscina 150.000 euro già effettuato, Junior Tennis 375.000 euro in gara, il palascherma 3.300.000 in gara per un totale di 5 milioni di euro. Queste, come ho detto all'inizio, insomma, sono una bella soddisfazione. Poi non parlo delle scuole perché ne ha già parlato Alex Andreoli, per il verde ne ha parlato già l'assessore Glorio, posso aggiungere la pista, il fosso Lama, sono state stanziate 350.000 euro, poi la pista di passatempo 130.000 euro inizio gennaio, ciclovia del Musone 650.000 euro in gara e poi le isole informate, ne ha già parlato l'assessore Goli, comunque per 420.000 euro. Poi la manutenzione del patrimonio, che abbiamo l'acquisto al Montascale dell'Atrio per 30.000 euro, l'acquisto il gruppo del teatro di continuità del teatro 30.000 euro, il nuovo ascensore al Max Posteggio 45.000 euro, ex ECA e Palazzo Municipale per 2 milioni di euro, il restyling del Foro Bario per 1 milione di euro, restyling San Marco per 400.000 euro e infine i tre archi per 250.000 euro. Poi per le telecamere ne ha parlato già l'assessore Gatto, aggiungerei solo altre due autovetture già acquistate che non sono quelle della Polizia Locale ma per il Comune, di cui una totalmente elettrica. E finirei con i cimiteri. Sono stati già realizzati i nuovi colombari a San Biagio per 150.000 euro, San Giovanni per 150.000 euro e il cimitero maggiore per 210.000 euro. Quindi io mi ritengo insomma soddisfatto del lavoro fatto e che andremo a fare. Grazie a tutti e auguri. Ora la parola all'assessore alla cultura, al bilancio e alla partecipazione. Allora, buongiorno, l'ora è tarda, quindi per flash. Allora, sul bilancio, quest'anno siamo venuti dal Covid, quest'anno c'è stata una nuova emergenza, il caro bollette. Questo ovviamente ha inciso sia sulla parte corrente sia sugli investimenti, perché tutte le opere pubbliche programmate hanno subito importanti aumenti nell'ordine del 30-40%. Però qual è la morale della storia? La morale della storia è che siamo riusciti a mantenere inalterato tutto il piano di investimenti che ci siamo dati lo scorso anno. E quindi, come dire, nonostante l'importante aumento dei costi, la lievitazione dei prezzi, quindi abbiamo mantenuto tutte le opere che erano in programma. C'è stata un'altra emergenza, quindi il caro bollette, che ha inciso sia ovviamente per il comune stesso, no? Perché l'aumento del costo illuminazione pubblica, no? nel 2022. Questo ha significato per il comune di Osimo una spesa di circa più 600.000 euro, ma nonostante che abbiamo dovuto far fronte a queste emergenze, quali sono i dati importanti che voglio sottolineare? Sono, diciamo, questi, che siamo riusciti, nonostante, diciamo, tutte queste difficoltà, a non spegnere un lampione, no, quindi a lasciare inalterato il servizio pubblico nella sua integrità, ma siamo riusciti a dare, questo è stato già ricordato, a famiglie e imprese
contributi nell'ordine di quasi 500.000 euro. E questo è contributi a famiglie e imprese, è un dato, come dire, che ha caratterizzato questa amministrazione, è un dato che in giro per le Marche, in Italia, con questi numeri li potete vedere solo nella nostra città. E quindi, come dire, dobbiamo essere consapevoli di questo importante sforzo che ha fatto il Comune di Osimo, ma non solo, perché ovviamente il caro bollette si è ripercosso sull'aumento delle materie prime, pensate al servizio della mensa e tutto quanto, e quindi nonostante questo siamo riusciti anche a dare un sostegno alle nostre società partecipate Asso e Osimo Servizi per circa 300.000 euro appunto per far fronte a questi improvvisi aumenti che si sono appunto registrati. Quindi ecco, in questa traversia in cui avete letto di sindaci disperati che, come dire, far fronte al caro bollette, ecco, il Comune di Osimo è riuscito a fare questo e in più a dare anche 200.000 euro di contributo alle società sportive che gestivano impianti sportivi. Ecco, questi sono, diciamo, risultati che non trovate in altri comuni. Questo è il dato che va, diciamo, impresso, memorizzato, di quello che si è riusciti a fare ovviamente in questi periodi difficili. Due battute sulle società: ricordo che è partito il project financing per l'illuminazione pubblica, è già iniziato dopo un lungo contenzioso che ci ha visto però sempre vincente al TAR Consiglio di Stato, è partito il project, quindi è iniziato il cambio di delle lampadine a LED, quindi questo con diciamo risparmio energetico e anche in termini di diciamo ambientali, e è stato inaugurato quest'anno l'impianto a Ostra da parte di una società di Astea per lo smaltimento del Forzu, quindi unico impianto presente nelle Marche di una nostra società partecipata, quindi anche questo è un dato che va rimarcato. Ora, sulla cultura vado veramente per flash, non vi parlo degli eventi, dei concerti ovviamente, ma alcuni dati più salienti. Allora, nuovo auditorium, a che punto siamo? Allora, i lavori sono in corso e quindi pensiamo che per Pasqua avremo questo nuovo auditorium di 99 posti nell'ex cinema concerto. Magazzini campanelli li abbiamo comprati nel 2020, li abbiamo finanziati in nuovo auditorium nel 2021 per una spesa totale di 915.000 euro, di cui 350.000 euro finanziati con fondi europei per la cultura. A dicembre, una settimana fa, è stata fatta la determina a contrarre e quindi questo... Ecco, oggi c'è l'aggiudicazione, quindi diciamo che all'inizio del 2023 diciamo inizieranno i lavori e quindi avremo questa superficie di circa 413 metri quadrati, un nuovo auditorio. Quindi diciamo entro l'anno Osimo si dota di due importanti infrastrutture culturali e questo diciamo è fondamentale. 3. Museo del Covo, abbiamo previsto il nuovo piano di intervento per una spesa complessiva di 975.000 euro, di cui 500.000 euro finanziati dalla regione, dalla precedente giunta Ceriscioli. A dicembre abbiamo acquistato il terreno su cui dovrà essere edificata l'area, quindi invece di diciamo complicarci la vita con l'esproprio, il Comune ha partecipato all'asta, se l'ha aggiudicato con un doppio risultato: con un risparmio economico rispetto a quanto avrebbe dovuto sborsare per l'indennità di esproprio, e quindi ha tagliato tutti i tempi della procedura di esproprio che, come sapete, no, come dire, sono in genere molto lunghi e defatiganti, e quindi Osimo ha già in possesso dell'area. L'altra novità,
chiesa di San Filippo Neri, chiesa di San Filippo Neri, quella a Piazza Nuova per intenderci, con i fondi del PNRR, vuol dire, è stata finanziata per 1,5 milioni di euro. Questo finanziamento non passa per il Comune di Osimo, ma passa per il Ministero Interno, la Prefettura, quindi abbiamo già fatto diverse riunioni con la Prefettura e quindi a breve sarà siglato una convenzione tra Prefettura Invitalia e Comune di Osimo, e quindi ecco, quindi questa è una importante novità, un importante finanziamento per questa bellissima chiesa barocca, appunto nei giardini di Piazza Nuova. Ultimo dato, si è quasi perfezionata con la Soprintendenza, il Segretariato dei Beni Culturali, la procedura per la concessione delle Grotte del Campana alla nostra azienda speciale ASSO. Quindi ci manca solamente un parere sull'apertura di del muro che separa le grotte di Piazza Dante da quelle di Grozzi e Palazzo Campana, e quindi a breve, quindi l'ASSO entrerà, sarà concessionaria, quindi oltre alle grotte del Cantinore, oltre alle grotte di Piazza Dante, anche di queste grotte, e questo ci consentirà appunto di approntare una campagna di studio e di restauro per queste grotte. Ultima battuta, la riservo insomma all'importante intervento di arte urbana che abbiamo fatto nel Tiramisù, quindi abbiamo voluto lasciare quest'opera d'arte all'ingresso dell'ulteriore porta della città con l'artista Monless, e abbiamo fatto un altro intervento a Casenove con l'artista Claudio Carloni, il ricordo del contributo dell'armata polacca alla guerra di liberazione. Certo, abbiamo subito purtroppo uno stop per le mostre, per le esposizioni. Palazzo Campana non ci ha dato più la disponibilità, ovviamente questo ritengo che sia una grave perdita per la città, ma magari con l'anno nuovo forse insomma cambieranno idea, e perché ritengo che sia importante che la città di Osimo, no, continui in questa politica di offerte culturali che ci hanno contraddistinto in questo doppio mandato, e che insomma i risultati a livello di cultura e turismo sono sotto gli occhi di tutti. Chiudo, vi do l'appuntamento ai 3 concerti per il nuovo anno: il 1 gennaio tutti e 3 al Teatro Nuova Fenice, il 1 gennaio con la Fisorchestra delle Marche, il 4 gennaio con l'Orchestra Filarmonica Marchigiana, di cui in queste ore è la notizia che Vincenzo De Vivo, già direttore artistico, attuale direttore artistico della Catena d'Arte Lirica, per 6 mesi sarà il direttore artistico anche della FORM, e l'ultimo concerto che chiude le festività natalizie il 7 gennaio sempre al Teatro La Nuova Fenice. Grazie. Bene, direi siamo forti, perché anche quest'anno hanno tutti un po' di spavento i miei collaboratori a raccontare ciò che fanno, invece devo dire che nonostante le critiche delle minoranze e delle nostre opposizioni, questa amministrazione ha subito 2 anni di pandemia, ha subito il caro bolletta nel 2022, ma investe risorse importanti in sostenere famiglie, imprese e associazioni, investe molto in opere pubbliche e soprattutto vi dà appuntamento, oltre che ai concerti che chiuderanno le festività natalizie, ad un appuntamento in Mondovisione che sarà la 6ª tappa della Tirreno Adriatica di sabato ad Osimo, che partirà da Osimo Stazione e arriverà ad Osimo Centro con una diretta in Mondovisione degli ultimi 100 km tutti su Osimo, un percorso di 32 km con dei muri importanti che appassioneranno non solo gli amanti del ciclismo, non solo gli appassionati di sport, ma tutti coloro che amano la nostra città, che verrà conosciuta in tutto il mondo. Grazie a tutti e buon anno.